Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi ho pensato di rendervi partecipi delle mie solite patate al forno che faccio tutte le volte che ne ho voglia, ed è una specie di rito, no? Quando si mangia, quando non si ha voglia di cucinare, ecco, perché vengono buonissime e poi sono molto sostanziose. Comunque sì, sono delle patate al forno che vanno bene per chiunque, amati veramente da tutti, e sono davvero facilissime da fare. Quindi niente, iniziamo subito. Nel frattempo sbuccio ovviamente le patate, però voi potete ovviamente farle anche come si chiama, con la buccia, dipende ovviamente come siete abituati e che tipo di patate avete preso. Io tendo sempre a toglierle, a meno che non vado a bollirle, ma quello è un'altra cosa. Comunque andiamo a tagliarle per bene e poi vado a lavarle una ad una, anche perché facendo così la terra della buccia comunque finisce, no, sulle patate, perciò facciamo così. Dopodiché andiamo a tagliarle, io li taglio in quadratini piccolini in modo che si cuociano più velocemente e in modo ovviamente uniforme. Andiamo quindi a tagliarli a metà, a striscioline e poi a quadratini, e facciamo così con tutte le nostre patate. Il rumore che sentite ovviamente è del forno che ho già acceso. E cuoceranno circa 40 minuti, 45. Comunque mettete le patate sopra, ok? Sopra, sul ripiano più alto che avete del forno. Così si farà la crosticina. Dopo che si è fatta la crosticina sulla maggior parte delle patate, potremmo andare a girarle. Nel frattempo però non giratele. E questo è praticamente il segreto. Ecco qui, ok, il risultato. Andiamo subito con l'olio. Il sale. E ovviamente l'origano, che non può assolutamente mancare. Poi potete aggiungere tutte le spezie che più preferite. Io con questi ho finito. E il segreto che vi svelo, che potete sia mettere adesso, sia mettere dopo aver tolto le patate la prima volta per girarle, ok, dopo che si è formata la crosticina eccetera, quindi fate un po' come volete, io per comodità lo faccio adesso e vado a mettere del burro qua e là sparso per la teglia, e questo è quello che rende le patate veramente veramente buone. Lo so che non è proprio una cosa dietetica, però ogni tanto vi posso assicurare che ci sta. E poi comunque quando si fanno le torte rimane sempre una noce di burro, no? Perciò invece di buttarlo via è sempre meglio riutilizzarlo. E voilà. Ok. E inforniamo. Ecco qua. Arrivati a questo, vedete che è super croccante, andiamo a girarle. E facciamo fare un'altra cottura di circa 20 minuti, per capirci, anche mezz'oretta. E le nostre patate saranno perfette.
Ecco qui il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Guardate quanto sono croccanti. Ciao a tutti!